Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuto 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnato altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnato altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche a colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. E ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Da ieri mattina, sapendo che oggi c'era la parabola dei talenti, penso alla morte di Totò Riina. Vedete voi, ma che c'entra con i talenti? Ha trafficato i talenti che gli aveva dato il Signore? Lo penso perché non li ha trafficati, non perché li ha trafficati. Nel 1993, la lettera che adesso vi accenno a leggere fa parte di questa mia pubblicazione intitolata Io, eretico dell'antimafia. Nel marzo del 1993, il che significa pochi mesi dopo l'uccisione di padre Puglisi, ho scritto una lettera aperta su un giornale a Salvatore Riina.
invitandolo alla conversione. Allora ero parroco da poco tempo alla Magione. La lettera fece scalpore e fu pubblicata su tutti i giornali d'Italia e anche su molti giornali all'estero. Addirittura ricordo che venne una giornalista da Roma, di Rai 2, solo per farmi leggere la lettera. Venne con l'aereo alle 11, a mezzogiorno era la Magione, mi ha fatto leggere la lettera ed è ripartita con l'aereo, dicendo questa sera su Rai 2 ci sarà la pubblicazione della lettura di questa lettera. La pubblicazione non ci fu. I motivi non li ho mai saputi, però questo mi ha fatto molto pensare, anche perché dopo il primo rumore, immediatamente la notizia di questa lettera rimase completamente dimenticata. Ritengo che ci sia qualcosa di grave dietro questo personaggio, e non soltanto perché lui ha ucciso, perché i suoi paesani lo dicono, lo raccontano, come avete visto alla televisione, come una persona buona che manteneva la disciplina, che il paese di Corleone era un paese meraviglioso quando era lui che comandava, che i suoi figli sono orgogliosi di avere un padre come lui e così via di seguito. Tutto questo naturalmente crea confusione nelle teste, perché il male resta sempre male, chiunque lo faccia. Anche una persona intelligente e geniale, questo non gli si può negare, come Totò Riina, il male male resta. È stato più grave di una bestemmia quello che ho sentito poco fa al telegiornale di un contadino di Corleone, e quando il giornalista gli ha detto ma ha avuto 16 sgastri, una risata, pare che avesse detto una barzelletta. Per me ne poteva avere anche 50 ergastoli. Commento. Attenzione, il problema non è che l'umanità è fatta di persone buone e di tanto in tanto spunta qualche persona di un certo genere sul modello di Totò Riina. C'è un terreno dove certi alberi possono crescere e ci sono dei terreni dove certi alberi non possono crescere. Il che significa che se a un certo punto si arriva in un determinato ambiente a venire fuori determinate vette nel bene come nel male, ci deve essere un motivo, ci deve essere una piattaforma di bene o di male dentro la quale sbucano geni, santi o malviventi. Deve essere. Dirà qualcuno, ma padre Giacomo dove vuole andare a parare? Ora con qualche esempio ci capiamo meglio. Secondo voi, se si indicesse in Italia un referendum in cui si chiedesse a tutti gli italiani, ti piacerebbe se onorevoli ministri, assessori, consiglieri comunali, deputati, tutti i grandi della politica, gli si dimezzasse lo stipendio, secondo voi la gente direbbe no, è giusto, anzi glielo dobbiamo aumentare, perché poverini come fanno con questi quattro soldi, poche migliaia di euro a vivere per un mese? Non è giusto. Così si risponderebbe, o la gente direbbe ma magari.
Eppure mi è stato raccontato, non ho verificato, quindi lo dico come cosa raccontata, che però è verosimile, di un nuovo eletto al Parlamento siciliano, il quale nella prima seduta ha detto: ma noi come prima cosa dobbiamo aumentarci lo stipendio, come si fa a vivere per un mese con soli 11.000 euro? Attenzione, un uomo del genere, a parere mio, con il tipo di società che abbiamo in Sicilia e con il tipo di economia che abbiamo in Sicilia, andava come minimo arrestato. Eppure è stato un intervento fra gli altri, perché quando i nostri signori che ci governano, quelli che ci stanno intorno, perché non sono loro soli, hanno desiderio di aumentarsi lo stipendio, non lo dicono a nessuno. Lo fanno, per dirla alla siciliana, a tacimaci, oppure per un altro modo di dire, umme. Ora, secondo voi, visto che questi provvedimenti li prendono da soli senza consultare la base o i sindacati, i quali parlano su molte cose, creano problemi stamattina, problemi su quello che si deve fare, non si deve fare, modifiche, cambiamenti, interventi o altro, ma non hanno mai protestato che io sappia. Devo fare 74 anni. Non ho sentito mai un sindacato che si è ribellato contro gli aumenti di stipendio dei nostri governanti e dei nostri parlamentari. Ora, faccio una domanda a me e a voi. Questa, secondo voi, è legalità pura oppure mafia? È mafia. E i mafiosi sono soltanto Dottor Rina, Provenzano, oppure anche coloro che governandoci dovrebbero garantire la povera gente e invece non la garantiscono? Col nostro consenso, col consenso di tutti, perché nessuno parla e nessuno dice niente. E io che sto oggi parlando sono quasi sicuro che appena terminerà la messa qualcuno andrà a casa e dirà: Padre Giacomo oggi ha fatto un comizio, ma perché non si fa un parere? E perché chi stai facendo in questo momento? Usare stanno? Sto difendendo i diritti dei poveri. Io ho fatto 3 scioperi della fame in vita mia e sarei tentato di farne un quarto se non sapessi con certezza che avrei la disapprovazione generale. Ma se voi mi delegaste a dire fai uno sciopero della fame per questo scopo, lo farei con tutto il cuore. Desidererei avere la base al sicuro, altrimenti farei un atto di mafia poi. Dopodiché portiamo un esempio della vita quotidiana e poi vi leggo la lettera a Totorino. È o non è mafia quando un datore di lavoro nella busta paga fa firmare al lavoratore cacciluna 1.500 euro, ma in realtà ce n'erano 800. Che se è o non è mafia? Mafia! Bene e buono! È inutile che ci scandalizziamo di Totorrina o di altri. Lui nel grande, noi nel piccolo, zero e bazzero, per dirla alla siciliana, un po' mafiosi forse lo siamo tutti, perché ingiustizie ne commettiamo tutti. Stamattina un funzionario dello Stato si vantava che la mafia sarà sconfitta, che adesso la gente è più sensibile alla legalità. Non è che la mafia è stata sconfitta, è diventata talmente generale, è talmente diffusa, è talmente visibile, capare con ci fosse. Ci siamo? Quando in una stanza fa un po' di puzza, se gente abituata al buon odore, la sente, ma quando poi ci si abitua al cattivo odore, non si sente più. I giornali parlano,
le cose si vedono, le notizie si spargono. Allora bisogna che tutti quanti ci assumiamo le nostre responsabilità e invece di ragionare come al solito alla siciliana mi faccio i fatti miei, ognuno di noi che vede un qualsiasi atto di ingiustizia deve lottare con tutte le sue forze, con le parole, con le opere e con le scelte. Dicevo a Totorrina queste parole, scrive: carissimo Salvatore, sono un sacerdote e preferisco chiamarti con il tuo bellissimo nome di battesimo. Ho voluto scriverti all'inizio della Quaresima, eravamo a 7 marzo, per dire a te, come lo dico a tutti, che Dio ti ama, che non si rassegna a perderti, che fa appello alla tua coscienza perché tu inizi un nuovo periodo della tua vita. Non mi importa di sapere se tu continui ad essere il comandante di Cosa Nostra in Sicilia, né come sacerdote a me preme che tu possa pentirti per rivelare nomi e fatti di altri. Ti chiedo nel nome di Cristo, che a termine del cammino quaresimale contempleremo sofferente il crocifisso per te come per tutti risuscitati, di cambiare il tuo cuore. Tutto passa, ciò che resta è l'amore di Dio. Pensaci, se lasci morire ciò che di vecchio c'è nel tuo cuore, rinascerai non solo tu, ma l'Italia intera. Vedi, da uomo del terrore puoi diventare uomo della speranza. Perfino il tuo nome Salvatore può acquistare un nuovo significato. Te lo immagini? Per ridare coraggio agli italiani e al mondo, in questo momento puoi fare più di Amato. Allora era il Presidente del Consiglio dei Ministri. Più di Orlando, più del Presidente Scalfaro, allora Presidente dell'Italia. E perfino di Giovanni Paolo II, allora Papa. Speriamo che a Pasqua, nel nome di Dio, l'unico che fa tremare tutta la terra, qualcuno possa darti l'abbraccio della pace. Sempre tuo, nell'amore di Gesù, Padre Giacomo Ribaudo. Bisogna che ciascuno di noi veramente si sappia assumere le sue responsabilità e diciamo che ciascuno di noi, nel suo modo di agire e di camminare, sappia comprendere che se la Sicilia e l'Italia sono quelli che sono, la responsabilità è di tutti e che nessuno di noi può dire io non c'entro. C'entriamo tutti perché abbiamo tutti lo stesso destino, ci è stata data da Dio la stessa vocazione di cittadini e dei cristiani. Il fatto è che noi non sempre facciamo quello che Dio vuole nella nostra vita. E il Vangelo ci chiede questo. Abbiamo ricevuto dei talenti? Mettiamo in atto i talenti che abbiamo ricevuto. E il Signore farà il resto.